vogliamo ricordare agli uomini che noi non siamo né oggetto né cose di loro proprietà e su cui non bisogna sfogare la loro rabbia e violenza. E appunto il tema della violenza sulle donne è l'argomento centrale dell'iniziativa promossa dal Comune di Castelbaronia, dall'associazione No vuol dire No e dal locale Forum dei Giovani. Per rappresentare le tante donne morte per mano dell'uomo, diverse sagome disposte nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Sagome che recavano il nome e cognome, la data di nascita delle vittime. I rappresentanti delle associazioni che hanno promosso l'iniziativa hanno letto alcune storie di donne la cui dignità è stata violata tra l'omertà e il silenzio. Donne costrette a difendersi da qualsiasi attacco e proprio per questo in piazza gli organizzatori hanno promosso una dimostrazione di difesa personale del maestro Cappuccio. Sì! 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 È seguita poi la presentazione del libro dal titolo Omicidio dell'anima di Giancarlo Perazzini. A moderare il dibattito il giornalista Rai Gianni Porcelli, grande assente, l'ex presidente della Camera Irene Pivetti, presidente dell'associazione No vuol dire No. Un contributo fondamentale al convegno che si è svolto nello storico chiostro di Santo Spirito, il sindaco Carmine Famiglietti, che ha fatto gli onori di casa, Michele Ciasullo De Lupi, Ornella Petillo del Comitato Ari, Jenny Capozzi, Rocco Colicchio, presidente di sezione della Corte dei Conti. Sentiamo intanto l'autore del libro. Perché c'è ancora omertà tra le donne nel denunciare una violenza subita? Sostanzialmente penso per un senso di pudore e poi anche il timore di quello che è il percorso che poi ne consegue alla denuncia. Oggi quello che una donna deve affrontare denunciando una violenza subita è un percorso estremamente doloroso. A volte il dolore, la frustrazione e la rabbia superano quello della violenza stessa, che devono poi confrontarsi con una giustizia che non fa le cose, giuste. Pensiamo solo a come verranno poi in tribunale umiliate dagli avvocati della controparte, i quali avranno l'unico obiettivo di dimostrare che questa è stata una provocatrice, che questa è una donna di malcostume e quindi c'è di trasformare la vittima in carnefice. E quindi probabilmente i fattori sono sostanzialmente il pudore e il timore di quello che l'aspetta. Alla fine l'anima è violata più del corpo? Ma sicuramente sì, la violenza fisica in rapporto a quello che è invece la violenza psicologica, direi che anche perché la violenza fisica dura un attimo, anche se poi i risultati si sentono per tutta la vita. La violenza psicologica dura veramente finché la persona non esala l'ultimo respiro, quindi è sicuramente molto più dolorosa e ha delle conseguenze molto più drammatiche. Come mai abbiamo avuto un'escalation di situazioni del genere ultimamente? Ma le cause sono tantissime, è difficile descrivere tutti. Sicuramente comunque nell'uomo è in atto un degrado morale e culturale terrificante, che poi è quello che ci porta ad avere una società sostanzialmente ammalata. E l'uomo ha perso i valori, finché non riacquisterà i valori, finché non riacquisterà il rispetto di se stesso, la violenza in generale sarà in continuo aumento. E con la violenza sulle donne, la violenza sui bambini. Quindi bisogna cercare di recuperare i valori che abbiamo perso.